Durante tutto il mese di novembre i ragazzi dell'Istituto Superiore Giacomo Perlasca di Vobarno sono andati alla casa di riposo di Roè Volciano per fare fotografie e riprese per la futura mostra Generazioni a Confronto. Un'iniziativa nata già nel 2014 con l'obiettivo di dar visibilità alla casa di riposo grazie ad un'esposizione che verrà tenuta nella stessa il giorno 7 maggio. Responsabile del progetto è la dottoressa Sara Avanzini, psicologa. Grazie a lei le classi quarta e quinta dell'indirizzo grafica hanno potuto fotografare e riprendere i vari momenti vissuti dagli anziani nella loro vita quotidiana. Il progetto Generazione Confronto consiste nell'avvicinare due mondi apparentemente molto lontani tra di loro, ma in realtà molto vicini, quindi la residenza sanitaria assistita che ha al suo interno ospiti anziani, ultra settantenni, e i ragazzi del polivalente. Le difficoltà del progetto sono state quelle di pensarlo, cioè di progettarlo, di organizzare tutte le uscite, quindi la logistica è stata difficoltosa perché è stato necessario parlare più volte con la nostra referente alla casa di riposo, la dottoressa Sara Avanzini, che ci ha aiutato molto. Partecipare al progetto Generazione Confronto ci ha dato l'opportunità di entrare a contatto con generazioni diverse dalla nostra e si è rivelato produttivo sia per noi, che abbiamo potuto capire e vivere le esperienze passate dagli anziani, e anche per gli anziani, che hanno potuto passare una giornata diversa dal solito al ricovero. Quali sono le sue aspettative per quest'anno? Che si continui con lo stesso impegno, con lo stesso entusiasmo, e che si riesca magari a raggiungere un pubblico più vasto, anche attraverso una migliore pubblicizzazione delle iniziative all'esterno. Questa è la terza edizione del progetto, ritengo sia molto migliorato, perché siamo partiti il primo anno con una semplice mostra fotografica per poi arricchirla nel tempo con l'aspetto dei video e anche altre iniziative per promuovere l'evento.